Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il primo di ottobre. E ottobre, come sapete, è il mese che finisce con Halloween, quindi in questo episodio degli appunti di viaggio vi suggerirò 9 città fantasma da visitare che si trovano in giro per il mondo. Così se non avete idea di come passare il vostro Halloween, potete prendere spunto per farvi un bel viaggetto da brividi. La prima città che vi propongo è Pomona in Namibia. Questa città si è sviluppata attorno alle più ricche miniere di diamanti del mondo. Ad oggi però è ridotta ad un cumulo di rovine e continua ad essere molto lentamente sommersa dalla sabbia. La seconda città che vi propongo invece è Pegrena in Russia. Era una florida città sulle sponde del lago Onega. E dopo la rivoluzione russa è stata lentamente abbandonata da tutti e il villaggio fantasma ovviamente ormai è in rovina. La terza città di cui vi parlo è Centralia in Pennsylvania. Se avete visto Silent Hill riconoscerete sicuramente questo posto. Anche questa città, come quella in Namibia, si è sviluppata attorno ad una miniera, in questo caso di carbone, che però è andata a fuoco nel 62. Il vero problema è che ci sono delle continue esplosioni nell'area, quindi questa città si è praticamente svuotata ed è diventata una vera e propria ghost town. Numero 4, arriviamo in Europa con Pyramiden in Norvegia. Questa città prende il nome dalla vicina montagna che appunto ha una forma di piramide. E anche in questo caso è un paese nato perché molto vicino c'era una miniera. Nel 98 la miniera è stata chiusa e il paese si è svuotato. Piccola chicca, nel 2013 in città ha aperto un hotel che permette appunto ai visitatori di passare la notte in una città abbandonata. La quinta città si trova in Francia ed è Oradour-sur-Glane, un nome del genere. In realtà è la città con la storia forse più tragica, perché nel giugno del 44 è stata presa d'assalto dai nazisti che hanno massacrato praticamente l'intera popolazione e poi hanno quasi completamente raso al suolo la cittadina. Alla fine della guerra il paese è stato ricostruito vicino, il nucleo originario però rimane ancora intatto come era, una sorta di memoriale al massacro del 44 che ha subito appunto questa cittadina. La sesta città è Tianducheng in Cina, che è però famosa perché viene chiamata Little Paris. Era una città nata per ospitare 10.000 e più persone. Il fatto che fosse molto simile a Parigi però non è bastato ad attirare abbastanza persone da abitarci e quindi questa cittadina si è trasformata in una zona disabitata e anche abbastanza grottesca. Una storia molto simile è quella di Sanjipod City a Taiwan, che doveva essere un resort di lusso, ma è diventata una città fantasma con le case a forma di UFO. Secondo una leggenda, una voce popolare, si pensa che questo resort sia stato molto sfortunato per il semplice fatto che per ampliare una strada e quindi costruirlo sia stata divisa in due una statua di un dragone. In ogni caso questo posto è molto particolare appunto per la struttura degli edifici appunto che sono a forma di UFO. Numero 8, ci rispostiamo in Europa e siamo a Pripyat in Ucraina. La città in realtà forse non mi dice molto, ma è la città più vicina a Chernobyl. Quindi dal disastro nucleare dell'86 la città è stata evacuata. In realtà mi penso che negli ultimi anni stiano rientrando alcuni degli abitanti. In ogni caso, vedere una città dopo un disastro nucleare è un'esperienza davvero unica. Ultima, ma non per importanza, numero 9, non è una semplice città, ma è proprio un'isola in Giappone, l'isola di Ashima. Quest'isola in realtà è nota anche come Battleship Island. Ed è molto conosciuta per i suoi storici edifici che sono rimasti intoccati per decenni. È diventata famosa perché appunto è stata la location per girare alcune scene di Skyfall. Io spero che questo video non vi abbia fatto troppa paura, anzi che vi abbia fatto venire voglia di viaggiare in uno di questi posti un po', fantasma. Spero che vi sia piaciuto questo video, che l'abbiate trovato almeno un pochino originale rispetto a quelli che girano di solito sul web, quindi lasciatemi un bel like e condividetelo con i vostri amici.
In descrizione, vi ricordo, trovate link a tutti i miei social in maniera tale da potermi seguire anche al di fuori dei video di YouTube. In particolare vi ricordo soprattutto Instagram e la pagina Facebook, che li uso un pochino di più rispetto al resto. Se avete già qualche in programma qualche viaggio, o se avete già fatto qualche viaggio in una di queste località, o pensate che abbia lasciato qualche posto da brivido fuori da questa mia personale selezione, vi prego di scriverlo in un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!